Benvenuti in questo videocorso di programmazione Python. Oggi presenterò il modulo Python Tartaruga, con il quale possiamo creare dei disegni. Possiamo ovviamente fare anche dei disegni un po' più complessi. E con questa lezione, innanzitutto, ti farò vedere come tracciare delle linee con questa libreria e ti farò vedere un attimino come poter utilizzare anche quindi questo ambiente grafico per creare qualcosa di più importante. Quindi, cosa primaria è importare questa libreria, quindi con un semplice comando. Ecco, importiamo la libreria Tartaruga. Secondo passaggio è dare un nome a questa tartaruga o comunque cursore usando una variabile. Io ho questa variabile, ovviamente potete utilizzare qualsiasi nome alla variabile. Io la chiamerò pen, quindi pen. Diventa. La funzione Tartar e quindi bisogna, ecco qui, avviare l'interfaccia che mi dà la possibilità di utilizzare e quindi di vedere questa, diciamo, l'output di quello che io vado a creare. Facciamo un semplicissimo disegno come diciamo inizializzazione di questa funzione. Gli dico di spostarsi in avanti. Di 100 punti. Allora, notate, questo è il cursore posizionato esattamente nel centro di questa interfaccia. Con questo comando, quindi gli dico di spostare la penna in avanti, quindi in avanti vuol dire così, per 100 punti. Quindi vediamo. Gli do l'ok. Avete notato? Quindi questa penna è andata in avanti di 100 punti. Quindi ora, come far creare una curva a questa tartaruga? Cioè gli dico che dovresti spostare. Se io volessi disegnare un quadrato, gli devo dire a questa tartaruga e quindi a questo cursore di girarsi, no? E di girarsi per 90 gradi sulla sua destra, quindi dico vai sulla tua destra, no? Si è girata per 90 gradi sulla sua destra. Dopodiché cosa posso fare? Allora, gli dico, se io devo fare questo quadrato, disegnare questo quadrato, gli dico che questo cursore deve andare avanti come prima di 100. Ecco. Stesso comando, ovviamente dovrò farlo traslare, quindi girare sulla sua destra. Di 90. Ecco, lo faccio andare avanti di 100 ancora. Rigirati sulla tua destra di 90 gradi. Vattene in avanti di 100 punti. Ecco, questo è un quadrato disegnato con pochissime funzioni. Ecco,
utilizzando la libreria Tartaruga.